la difficoltà di gestire anche in era Covid un assembramento davanti allo stadio di persone che volevano incitare la squadra ad andare nei playoff è la prova provata di un rapporto in fondo ritrovato, il rapporto dei risultati. Alla fine poi sono i risultati. Noi abbiamo avuto più di un match ball utile per andare ai playoff. È andata come è andata, le partite le abbiamo viste tutte quante, insomma, probabilmente anche in qualche calciatore, poi la società la cosa fino a un certo punto. Io ho visto dei calciatori talvolta spenti mentre avrebbero dovuto dare il 170% in campo. Contro lo Spezia, per esempio, ho visto un atteggiamento mentale estremamente diverso tra le due squadre, tra le riserve dello Spezia, voglio dire, e la Sanitana che doveva vincere la partita a tutti i costi. Però non ho visto 11 guerrieri e credo che anche la società si aspettasse 11 guerrieri alla fine, voglio dire. Io non credo a queste cose che non si vuole vincere, non si vuole fare. Io penso che il problema sia fare una squadra importante e che sia figlia di un progetto. Un progetto che deve essere presentato alla città in maniera chiara, condivisibile o meno, ma un progetto. Un progetto con cui si parla di strutture, si parla di campi di allenamento, si parla di risorse, di giovani che possono fare qualche cosa. E poi, voglio dire, sono i tifosi, siamo noi tifosi a scegliere se, come dire, dare fiducia o meno al progetto. E poi sono sempre convinto, e chiudo, da tifoso della Senato, che questa squadra che non è andata ai playoff aveva 7-8 giocatori di livello ottimo per poter fare un buon campionato e poterlo anche vincere, o perlomeno per andare ai playoff. Questa è la mia opinione personale, da tifoso e da sportivo, insindacabile, che fanno la differenza e che sono più forti di calciatori di altre squadre che sono molto più sopravvalutate rispetto ai nostri.